Oggi abbiamo anche Filippo, dopo 15 giorni di esami intensissimi. Applauso Filippo! Grande! Quanti siamo, Guido? Siamo 13. Perfetto, possiamo iniziare. Pronti per il saluto, ragazzi? Guido ci riprenderà tra poco. Ray, benissimo, recuperiamo i pendenti, corsetta sul posto, sempre lo spazio che abbiamo a disposizione. Sì, devo dire che oggi il freddo è penetrante. Quasi da calzini. Sì, quasi da calzini, è vero, dice bene Filippo. Fermo al centro e acceleriamo un pochino. E rallento. E acceleriamo. E acceleriamo. Rallento. Acceleriamo. Mettete con le braccia in avanti. Cambio indietro. Cambio, alternate in avanti. Cambio, alternate indietro. Ciao. Ciao. L'audio. Ci penso io, chiudo, chiudo tutti. E sto. Scendiamo un po' le braccia. Posizione di guardia destra, tiro a me in tutte le direzioni, via. Cercate di non stare con le gambe tese, ragazzi, la posizione di guardia vuol dire che devo essere comunque in una posizione di guardia, appunto. Cambio guardia, via! Niccolò, allunga bene le braccia, apro, allungo e chiudo, allungo e tiro. Non stai allungando, Nico. Allungare le braccia. Un pochino. Slancio delle braccia in alto, indietro, via, maneggiate bene sulle ginocchia. E adesso in basso, via.
Perfetto, mani sui fianchi, bacino movimento piccolo, giriamo un po' da una parte e un po' dall'altra, cambio movimento grande, muoviamo bene le spalle, tiriamo le ginocchia, facciamo girare tutto il tronco, dalla testa fino al bacino. Gambe un pochino più aperte del normale, via, ic, ni, sa, ci, 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 ic, ni, sto, benissimo, equilibrio, alzo il ginocchio, apro e poggio e torno, via, sciogliamo bene così a separare bene in tutte le direzioni, destra, sinistra, girando, ok, so, sciogliere le ginocchia, via, Guido, se non ti sta collegando più nessuno, vieni, cambio il giro. Sì? Beh, sì, dai. Come 35. Cambio, uniamo le gambe, giriamo un po' da un lato, un po' dall'altro. Questo, benissimo. Applauso a Guido che ci ha raggiunto. Ok ragazzi, allora lasciamo un attimo i pesetti e facciamo un pochino di jumping jack a corpo libero, perché io sento ancora freddo qui dentro. Oggi non riesco a scaldarmi bene, così si riesce a scaldare un pochino anche Guido. Allora, via con gatti genere. E cambio avanti. Coordinazione.
anche di nuovo, coordinazione. Benissimo, benissimo. Ah, beh, questa botta di jumping jack un pochino scalda, Bene, bene. Allora, facciamo lo stesso allenamento di venerdì, se riusciamo, soltanto che sempre per dare un input diverso al nostro cervello, iniziamo dal fondo. Quindi iniziamo con l'allenamento di forza che stiamo impostando in questi giorni. Quindi possiamo andare subito a terra, scaldiamo un attimino le spalle, un po' i polsi, fondamentale. Facciamo 5 piegamenti, ginocchia a terra, così veloci, tanto per scaldare un po' il petto. Ok, di nuovo polsi. Ritorna nei piegamenti sulle braccia, ritorna nelle trazioni alla sbarra, ritorna nei piegamenti su parallele. 20, diciamo, è l'esercizio di base per poter dire ok, ho una buona forza, ora posso fare qualcosa di più complesso. Allora, noi partiamo subito con 10 piegamenti normali, 10 piegamenti ginocchia a terra. Io mi raccomando sempre l'esecuzione corretta dell'esercizio, quindi in linea, spalle, sedere, talloni, e quando vado in partenza le spalle sono leggermente protratte, ma quando vado giù le scapole dietro si chiudono, come se qui in mezzo alle scapole avessi una noce che devo schiacciare, ok? Porto il petto in avanti, spalle sempre scese, non devo mai ritrovarmi con il collo, con la testa impostata nelle spalle, ok? Bene, allora, pronti? 10 normali e subito attaccate, 10 scavatrici e ginocchia a terra, pronti? Via! E mi san si go roku nan aci go jo ech mi san si go roku nan aci go jo. Proviamo un pochino. Come sono andate? Bene? Sì. Forse il freddo ci aiuta. E allora ne facciamo subito altre 20 uguali, 10 normali, 10 ginocchia a terra, pronti? Bene la posizione, addome contratto, glutei contratti, via! E, mi, san, si, go, ro, nan, aci, go, giù, e, mi, san, si, go, roku,
Nan. Aci. Go. Giù. E questi già si cominciano a sentire. Il recupero è corto, quindi è normale. I muscoli sono ancora molto affaticati. Sempre sciogliere alla fine per un discorso articolare. I prossimi li spezziamo in tre gruppi. Partiamo 5 con le ginocchia a terra, 10 normali, 5 di nuovo ginocchia a terra. Io in questa serie che vi propongo vi ricordo sempre che se sono troppo faticose, più che poggiare le ginocchia a terra, io vi consiglio e preferisco diminuire l'escursione delle braccia. Quindi potete mettere sotto il petto uno o due libri, un qualcosa che vi dia comunque un rialzo. Non lo fate a mente perché sennò faticate ancora di più, ok? Comunque, se non avete un rialzo, arrivate sempre a 20, ma magari poggiando le ginocchia a terra. Ok, allora 5 ginocchia a terra, 10 normali e 5 di nuovo ginocchia a terra. Pronti? Via! Ich, mi, san, shik, go! Ich, mi, san, shik, go! Rok, nan, aci, go, ju, ich, mi, san, shik, go. Allora, ammetto che queste tecniche le ho sentite molto, mi viene da pensare forse che facendole all'inizio dell'allenamento, anzi sicuramente così, quando siamo un po' più freddi, non abbiamo fatto ancora il nostro Tabata, l'organismo sta reagendo in modo un po' strano. Voi come le sentite? L'ultima l'ho usata da lei. L'ultima anch'io. Le ultime 5 chilometri sono state più faticose delle 10. Delle 10 prima. Bene, bene. Sono sempre input nuovi che noi diamo al nostro organismo, in particolare al cervello. La nostra mente è quello che ci dà la carica per allenarci. Buona parte della fatica, quasi tutta la fatica, non parte dai muscoli, ma parte dal cervello, ricordiamo. Adesso, le ultime 20 sono libere. Si parte dalla posizione normale e si cerca di arrivare a 10, per poi fare le ultime 10 ginocchia a terra. Ma se non si arriva a 10 non fa niente, bisogna fermarsi dove la fatica ce lo impone. Fermarsi vuol dire non smettere di farle, ma iniziare a farle ginocchia a terra o con un'escursione più breve. Pronti allora? Via! Et! Mi! San! Si! Go, ro, nan, aci, ku, ju, ich, mi, san, shi, go, ro, nan, aci, ku, ragazzi, come lo sentite? Ah. Ale, sì. Ti dico solo che siamo già 16 oggi. Oh, che meraviglia! Bene, applauso a tutti voi, ragazzi.
Bene, bene. Sciogliamo un po' le braccia. Ciao. Aspetta, levo il microfono. Allora, Filippo, come le sentite? Tremende. La prima volta che faceva questo allenamento nuovo, Filippo. Non facevo niente da 2 settimane. Aio. Beh, in realtà è nuovo anche per noi, perché iniziare con la parte di forza non l'abbiamo mai fatto. Quindi sarà bello vedere ora come saranno gli esercizi dopo, e la vada soprattutto alla fine. Infatti ho aspetto di fare i balzi in salti e vedremo. Oh, mamma mia. Allora, concludiamo con l'ultimo esercizio di forza, quello con i piegamenti, tra virgolette, in verticale, quindi gambe ben aperte, vado sulla punta dei piedi, mani, qui, devo trovare il giusto equilibrio, braccia distese, piego, vado giù e torno su. Per ora è solo un'abitudine, mani dritte, da qui, sì. Per ora è solo un'abitudine a spingere, diciamo così, dalla verticale. Pronti? E via! E mi sta sì. Go. Rock. Man. Archi. Go. Do. E sciogliere. Beh, è bello fare questo tipo di allenamento e poi spararsi una bella ora mirandoli con le braccia che non se ne sentono di più, della ricerca per le prese. Escono fuori delle cose stupende. Allora, vedete ancora no? Andiamo a lavorare sulle gambe per dare un pochino di riposo alla parte superiore. Slancio delle gambe in avanti della gamba. Via! E mi stam si go rock na aci go go it mi stam si go rock na aci go go. Torno un attimo. E via, partiamo con l'altra. It, mi, sta, si, go, ro, na, aci, ho, giù. It, mi, sta, si, go, ro, na, aci, ho, giù. E sciogliamo un po' le gambe. Slancio della gamba laterale, ok? Chi vuole qui può riprendere i manipetetti per avere sempre quel senso di pesantezza tra le sulle braccia, che un po' simula la fatica che si fa per andare a fare le prese, no? Pronti? Via! E mi san si go, ro, na, aci, ho, jo, hec, mi, tam, si, go, ro, na, aci, ho, jo. Bene. E subito dall'altra parte, via, hec, mi, tam, si,
Go. Ro. Nan. Hai. Go. Go. Ich. Mi. San. Si. Go. Ro. Nan. Hai. Go. Go. E sciolto un pochino. Bene, mi vado a mettere a quattro zampe, apro lateralmente, rimanendo con la gamba piegata, stile cagnolino che deve fare da prima, quindi questo. Qui non ricordo più, aspetta, sollevato. Pronti? Via! Ich, mi, san, si, go, ro, na. Ach, hu, ju, ich, mi, san, si, go, ro, nan, ach, hu, ju. Pronti dall'altra parte e via. Ich, mi, san, si, go. Ro, nan, ach, hu, ju, ich, mi, san, si, go, ro, nan, ach, hu, ju. Bene, se vi ricordo anche sulle gambe, soprattutto per quelli che sono assidui oramai per diverse settimane, mettetelo un piccolo sovraccarico, dei bracciali, mezzo chilo, 75, un chilo, ok? Bene, da questa posizione invece sollevo la gamba dietro, che non deve essere necessariamente distesa, eh? Pronti? Via! Ich, mi, san, si, go, ro, nan, ach, hu, ju, ich, mi, san, si, go, ro, nan, ach, hu, ju. Mi raccomando, ogni movimento deve essere sempre stoppato, sia l'andata che il ritorno, quindi non datevi mai lo slancio. Pronti dall'altra parte, via, ich, mi, san, si, go, ro, nan, ach, hu, ju, ich, mi, san, si, go, ro, nan, ach, hu, ju. Bene, ci rialziamo i piedi. Oh mamma mia! Oggi mi sembra di avere dei sovraccarichi raddoppiati. Infatti ho lasciato i pezzetti a terra perché si sentono. Allora adesso il lavoro del tai tabaki e dello slancio della gamba indietro. Allora, ve lo ricordo, io sono messo lateralmente rispetto al video, faccio un tai tabaki completo di due passi, uno, due, devo finire con l'altra spalla dalla parte del video, dopodiché faccio con la stessa gamba dalla parte del video. Tac. Uno, due, tac. Uno, due, tac. Ok? E adesso è stato un movimento educativo, eh? Gambe sempre belle modellizzate, morbide. Tac, tac. Il movimento deve essere semplice, non devono esserci mille aggiustamenti. Ok? Bene, allora. Pronti? Non molto più, 1, 2, 3, eh? Lo facciamo
di segno. Via! E mi san si do ro nana aci ho giù e mi fa si go ro nana aci ho giù e sciogliamo per bene. Buongiorno, quindi come sapete inizia la parte addominale. Credo che oggi vi darò aiuto per i conteggi. Giù. Sempre schiena bella piatta sul tatami. Spingo bene giù con l'addome e facciamo il nostro classico. Aspettate. Il nostro classico crunch. Ok? Sì! Bene, pronti? Via! Ech! Mi! Sa! Si! Go! Ro! Nani! Aci! Fu! Du! Ech! Mi! Sa! Si! Go! Ro! Nani! Aci! Go! Du! Bene, per recuperare qualche secondo. Pronti a fare il nostro crunch, inverso, a gambe piegate. Pronti? Via! Ich! Mi! San Si Go Ro Nan Aci Ho Giù Ech Mi San Si Go. Roku. Nana. Aci. Ku. Giù. Bene, bene, ottimo ragazzi. Guido si prende il gioco di noi tamburellando sulla panzetta. Hai sentito il dolore. Ah, ok. Bene, adesso candela verso l'alto, sempre vedi. Pronti? E su. E mi sa si Go. Ro. Nana. Aci. Ku.
San. Sì. Do. Ro. Man. Asi. Ho. Su. Questi ammettono, diciamo, quelli che sento in assoluto di più. Recuperiamo un pochino. Però sarà che non ci pensavo da prima, però così sono fattibili. Con la scaricamento del tavolo sono... Esatto, sì. Meglio. Sarà divertente sabato finale, sì, che i due sabato finale. Bene, sempre dalla posizione di crunch, andiamo a toccare destra, sinistra, destra, sinistra. Ok? E ogni movimento, doppio, vale uno. Pronti? Via! Pesci, mi, salta, sci, su, ro, salta, asci, cu, ru, pesci, mi, salta, sci, su, ro, na, ecco, giù, e accidenti, miei cari. Diciamo del freddo, Oggi sono devastato dal mio stesso allenamento. Ok, partiamo subito con il nostro plank. Partiamo con il nostro plank. No, volevo fare la linea con il plank apposta, perché mi davano troppo fastidio della schiena. Allora, abbiamo fatto 30 secondi fino adesso, mi sembra che li reggevamo tutti abbastanza bene, sì. Quindi direi di provare a fare 35-40, ok? Sì! Sempre plank a... Pronti? Piegati! Pronti? Su! Bella respirazione, mi raccomando. Addome retroflesso, glutei contratti.
30 secondi sono passati. Dai, dai, dai. E giù. Oh, questa è la sentita un pochino di più. Subito pronti sull'altro lato. Pronti. E su. Controllate sempre la posizione, correggetevi. E giù. Ah, molto bene. Recuperiamo qualche secondo. Ultimo esercizio di addome. Facciamo la barchetta statica in tensione. Metto sempre il profilo, la volta di qua. Quindi parto sempre con l'addome ben schiacciato a terra, bacino in retroversione, braccia distese, gambe distese. Forte l'addome, forti le gambe. Pronti? Via! Va bene, ok, stiamo andando veramente macinando minuti su minuti, siamo stati molto veloci, parte di forza fatta, gambe fatte, addome fatto. Bene, possiamo iniziare con il nostro tabata. Recuperiamo qualche secondo in più. Però secondo me il Tabata invece andrà molto bene, perché abbiamo seguito una routine di lavoro e recupero molto ben scaglionata, con dei recuperi brevi, però devo dirvi la verità, come fiato non ho avuto problemi, sono stati un po' i muscoli che devono essere appunto potenziati, fortificati, devono diventare più forti, che stanno dando qualche problema, e noi ci lavoriamo a posta. Allora, sì, Guido, se ci imposti il Tabata, qui chiederò il vostro aiuto per chiamare le serie. Primo esercizio jumping jack, secondo esercizio balzi, terzo esercizio barbi, quarto esercizio mountain climber, quinto esercizio piegamenti sulle braccia, sesto esercizio affondi in avanti con aperture laterali, settimo affondi indietro con slancio, con distensione delle braccia verso l'alto. Ragazzi, affondi indietro, le braccia devono essere distese, lo so che è faticoso, ma devono essere distese tutta la schiena, distesa, e poi jumping jack frontale. Vai Guido! Thank you.
avanti. Avanti. Primo minuto di recupero è andato. Comincia a preparare.
Gianti in judo, balzi con Saisabaki, poi sempre balzi, sempre mountain climber, sempre piegamenti sulle braccia. Poi coordinazione 1, coordinazione 2 e jump in judo a spingere. Prego. La pintura si ingegno. Recupero.
intanto che vi riprendete vi mando i saluti di Aldo Piatti che era al telefono con me ora. Oh, ciao Aldone. Ciao Aldo Piatti. Allora, direi che oggi abbiamo fatto un altro passo in avanti, perché nonostante la fatica accusata, il volume di allenamento è stato incrementato anche oggi. Abbiamo guadagnato buoni 5 minuti rispetto a venerdì, quindi maggior numero di esercizi in un lasso di tempo più breve, o almeno stesso numero di esercizi in un lasso di tempo più breve. Quindi bravi. Allora adesso andiamo a mettere pancia a terra, un braccio disteso sul fianco, tipo posizione crocifisso, testa che gira dall'altra parte, anche la spalla è appoggiata a terra, e da questa posizione, rimanendo con la spalla bassa, mi giro per andare a distendere il pettorale della spalla. Anche qui ragazzi, respirate bene, aiutatevi con dei respiri profondi e controllati. Cambio turno, distendo un altro braccio e giro. Vado in ginocchio seduto sui talloni, unisco le mani così dietro, mi metto di schiena, un giro per me meglio, distendo bene le spalle, chiudo le scapole e distendo le spalle verso il basso, le faccio scendere, vado giù e alzo le braccia dietro, andiamo a fare lì. Continuate a tenere le spalle scese, mi raccomando. Lentamente torno sul tronco, abbasso sempre le spalle e le scapole e lascio. Adesso in ginocchio, mano sul gluteo della gamba che appoggia a terra, mi metto di tre quarti così, dritto il tronco, porto il bacino in avanti, quel piede va un pochino più avanti e spingo senza inarcare la schiena. Il bacino deve essere in posizione neutra, né in avanti né indietro, devo sentire che tira qui. Sono dritto, giro? Sono dritto? Sì, buono. Non stavo. Vabbè, comunque stai facendo forza per rimanere in equilibrio. Ora un po' più forza.
torno lentamente e vado con l'altro lato. Io mi giro solo per darvi l'altro fianco che sta lavorando di più. Mano sul gluteo che è contratto, bacino in posizione neutra, porto un po' più avanti il piede, spingo, via. E torno lentamente. Ok, piedi. Oh, un bel allenamento, io mi sento super soddisfatto. Un applauso a tutti. Bravi, bravi. E pronti per il saluto. Infilo, infila. Un bel applauso per tutti, bravissimi, bravi ragazzi. Dai, aprite i microfoni, dateci qualche commento di fine lezione. Andata, stanchi, affaticato, sono andata. Sono sfondato. Bene, bene. Grande Fabio. Siamo in due, Fabio. Fabio, l'intento di oggi era proprio quello, ma ti assicuro che abbiamo faticato come venerdì, però avendo messo gli esercizi in un altro ordine, con la parte di forza all'inizio, ti sembra di aver faticato di più. Sì, tra l'altro a me proprio si sono imballati i muscoli, ero contratto acido lattico ovunque. Sui piegamenti? Sì. Certo. Bene, bene, l'intento è quello, diventeremo fortissimi. Come sono andati i Manfredini? Bene, il Simone che è stanco morto. Io di più però. Anche il Simone. Io di più. Domani fai anni e perché?